Cosa ha detto Fedez su Chiara Ferragni e il Festival di Sanremo? Le sue parole non sono passate affatto inosservate. Fedez ormai è un fiume in piena. Il rapper continua a lanciare frecciatine a Chiara Ferragni. Nelle ultime ore, infatti, ha citato anche il Festival di Sanremo. Cosa ha detto? Come sappiamo, il cantante e la sua ex moglie sono stati entrambi volti protagonisti del Festival di Sanremo 2023, lei in qualità di co-conduttrice e lui come ospite. Dopo l'avventura su Rai 1, la coppia ha attraversato un brutto momento di crisi, da cui è nata anche una puntata speciale del docufilm The Ferragnez. Chiara Ferragni, in quell'occasione, ha recriminato al rapper il fatto di rendersi sempre protagonista, nonostante gli fosse stato espressamente chiesto di farsi da parte, almeno per una volta. Fedez, prima ancora che uscisse la puntata speciale del suo reality di famiglia, aveva addossato la colpa all'effetto rebound degli psicofarmaci che assumeva in quel periodo. Nonostante tutto, Chiara e Federico hanno superato anche la crisi post Sanremo, salvo poi ritrovarsi, oggi, a separarsi bruscamente. La favola sembra essere davvero finita, e nel frattempo il rapper lancia frecciatine a destra e a manca. Come sappiamo, anche nella sua ultima canzone, Sexy Shop, non ci è andato certo giù leggero. Il rapper parla del Festival di Sanremo 2021. Fedez è stato sì un volto del Festival di Sanremo 2023, ma solamente come ospite. Due anni prima, nel 2021, il rapper ha presenziato invece come cantante in gara. Al suo fianco c'era Francesca Michielin e i due sono saliti sul palco del teatro Ariston con il brano Chiamami per nome. Francesca Michielin, Fedez Chiamami per nome, Official Video Sanremo 2021. Nel 2023, anno in cui Chiara Ferragni era co-conduttrice insieme ad Amadeus, Fedez è poi tornato come ospite della Costa Smeralda. Sempre in quell'occasione, poi, il rapper è stato trascinato sul palco da Rosa Chemical, scatenando enormi polemiche per ciò che è successo all'Ariston. Come ricordiamo, Rosa Chemical ha baciato sulle labbra Fedez, rendendosi entrambi protagonisti di un teatrino che non è affatto piaciuto a Chiara e alla sua famiglia. Questa circostanza ha causato grandi tensioni fra marito e moglie, quest'ultima, infatti, non è rimasta contenta delle polemiche create attorno alla sua dolce metà. Cosa ha detto Fedez su Chiara Ferragni? Nella diretta su Twitch con Grembo, Fedez ha rivelato che tornerebbe volentieri al Festival di Sanremo se avesse un progetto all'altezza. Subito dopo, poi, il cantante ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni, sostenendo di non aver avuto abbastanza libertà durante le sue apparizioni all'Ariston. È probabile, infatti, che il rapper si riferisse proprio alle tensioni emerse nella coppia dopo il bacio imprevisto con Rosa Chemical. Ecco le parole di Fedez. Se mi arriva un messaggio in cui mi dicono che mi vogliono per il Festival di Sanremo 2025? Sì, con l'idea giusta andrei. E poi devo dire che questa volta sarei anche libero di fare quello che voglio. E ancora, poi, entrando nello specifico, ha aggiunto, sì, ho detto che sarei più libero. Se prima non lo ero, era un po' problematica la cosa. L'ultimo Sanremo l'ho fatto nel 2021 quando hanno vinto i Maneskin. Se era con Amadeus, sì, lo so che Amadeus lascia un botto di libertà, ma infatti io non stavo parlando di lui.